Palandraion ha terminato da poco l'incontro, il big match della 12ª giornata di campionato. Città di Castello si conferma capolista imbattuta di questa Serie A2, sconfitta anche la Sidiga Satripalda dopo 2 ore di gioco. Una bella, bellissima partita. Ne parliamo con Marco Grasso, che entra all'ultimo punto, va a battere per, come niente fosse, fa un is. Marco, complimenti. Grazie, grazie mille. Sì, sono contento di aver contribuito oggi alla vittoria della squadra un pochino, ed è stato importante vincere oggi perché loro erano secondi in classifica, più che per la classifica, per il morale. Comunque è stato bello vincere ancora un'altra partita, e loro un avversario davvero forte, davvero tosto, hanno battuto davvero molto bene, gli mancava un giocatore, hanno dato comunque il 100%, è stato bello, importante. Ora si conclude il girone d'andata sabato 22 a Reggio Emilia, poi il 26 Santo Stefano. Ci ritroveremo qui sotto l'albero per la semifinale di Coppa Italia. Chi vorresti scontrare, Marco? Perché ormai c'è rimasto solo Reggio Emilia, abbiamo visto Monza, Sora, quelle che erano un po' le accreditate a Tripaldo, oppure chi vorresti evitare? È difficile questa domanda. Di certo vorrei evitare magari Sora, che è la squadra abbastanza in forma in questo momento, che ha comunque dei giocatori molto importanti, forse anche di categoria superiore. Noi l'abbiamo battuta, questo è vero, però non si sa mai, nel corso di un campionato una squadra può avere degli alti e bassi, quindi non si sa mai. Comunque al limite rispondo così, che vorrei evitare Sora. Ringraziamo Marco Grasso, secondo palleggiatore della Gherardi Svi, autore dell'ultimo punto di questa bellissima partita del Pala Andreaion. Siamo con coach Andrea Radice al termine di una lunga battaglia durata 2 ore più contro una Sidiga Satripalda coreacea che proprio non voleva mollare. Città di Castello si conferma capolista imbattuta di questo campionato e, udite udite, due paroline magiche: campione d'inverno. Una bella soddisfazione, Andrea. Ma sì, una bella soddisfazione, soprattutto ecco, aver vissuto una giornata come questa dove due squadre si sono affrontate con grande qualità, con tutti gli ingredienti per un big match, e essere riusciti a portarlo a casa è senz'altro risultato di indubbio valore in se stesso, corona questo percorso importante che hai ricordato, che naturalmente ci lascia soddisfatti, ma altrettanto naturalmente dovremo essere ancora più concentrati martedì, quando rientreremo in palestra per affrontare i prossimi impegni. Ora ultimo sprint, sprint finale prima dell'ultima giornata, sabato a Reggio Emilia, e poi non c'è tempo nemmeno di festeggiare, diciamo così, festeggeremo, cioè giocheremo il 26 qui al Pala Andreaion, la semifinale ormai più che certa di Coppa Italia. Chi vorresti incontrare, chi vorresti evitare? Ma guarda, come hai detto correttamente, in questo momento la nostra attenzione sarà più che altro rivolta a Reggio Emilia, che è una partita che giocheremo contro una squadra molto esperta e che in uno scontro diretto può dar fastidio a qualsiasi avversario. E dopo ci tufferemo nella Coppa Italia, e chi viene viene, speriamo sia una grande giornata di pallavolo e che i ragazzi arrivino all'impegno con la carica e l'attenzione che ha caratterizzato questa prima fase di stagione. Grazie ad Andrea Radici, coach della Gherardi Svi. Siamo con Michele Totire, allenatore coach della Sidiga Sadia Tripalda. Complimenti alla tua squadra, abbiamo visto qui grandi nomi, Sora, Monza, grandi accreditate alla vittoria finale. Lasciamelo dire, è stata la partita più bella di questo girone di andata, nonostante il punteggio, ahimè, sia a vostro sfavore. No, intanto ti ringrazio perché l'ho vista anch'io così, ho visto tante partite di Città di Castello in casa e onestamente sono soddisfatto, voglio dire, a parte il risultato. Sapevamo di giocare contro una squadra che ha un muro difesa veramente eccezionale, organizzatissimo, quindi in un palazzetto caldo si metteva difficile, voglio dire, il secondo set, quel vantaggio che avevamo importante dovevamo chiuderlo subito. Purtroppo quando giochi contro una squadra come Castello hai massimo 2 possibilità, dopodiché non te ne concedono più. Sulla linea di massima per quanto riguarda il gioco sono abbastanza soddisfatto. Parliamo di quel secondo set, un più 6, poi Città di Castello una grande rimonta, poi la palla di Enrico Libraro, per un attimo sembrava che il punteggio fosse davvero di 1-1, alla radio abbiamo così detto, e invece c'è stato questo fallo fischiato, se c'era o non c'era, pensi che sia stata lì la svolta un po' della partita? Beh sì, guarda, quella è l'ultima palla, voglio dire, ha attaccato bene, la scelta di scappatrice era giusta.
Nessuno l'ha vista, me l'ha confermato il commentatore della Rai, quindi voglio dire, no, non è stata quella la svolta è stata sulla battuta di Rosalba sul 19-15 per noi, lì è stata la svolta, c'è già successo, purtroppo a causa di vari infortuni non ci possiamo allenare benissimo, ma non è una scusa, un alibi, non mi interessa. E ripeto, contro una squadra del genere in casa loro bisogna giocare bene, altrimenti si perde. La Coppa Italia diciamo che è ormai quasi definitivo, che potete giocare questa gara il 26, un bello scenario, una bella possibilità per questa Sidigas che, lasciamelo dire, è fra le rivelazioni di questo campionato. Grazie, guarda, la Coppa Italia adesso aspettiamo il risultato, mi sembra, di un'altra squadra che sta ancora giocando. E dopodiché ancora sabato prossimo possiamo puntare a giocarla in casa e arrivare secondi, sarebbe un bel regalo per la gente che, ci segue. E altrimenti, voglio dire, la giocheremo da terzi, non è un problema. Avevamo questo obiettivo, lo stiamo quasi raggiungendo, quindi va bene. Grazie, coach.